all'inaugurazione dell'ecocentro, penso che sia il primo in Sardegna, il primo autorizzato. È un ecocentro completamente finanziato dalla regione, dove si prevede di differenziare, insomma, ogni materia di risulta, diciamo così. È un onore, un orgoglio per noi poter attivare questo ecocentro in modo tale da poter migliorare sempre la differenziazione dei rifiuti ed essere così sempre più virtuosi nel campo della differenziata. Siamo qui finalmente per inaugurare l'ecocentro comunale del Comune di Sant'Antioco, un'opera fondamentale, importantissima, perché nonostante gli ottimi risultati per quanto riguarda la raccolta differenziata, al Comune di Sant'Antioco c'era questo piccolo tassello mancante che era appunto un centro di conferimento dei rifiuti. I cittadini di Sant'Antioco finalmente potranno conferire i loro rifiuti nel momento in cui per qualsiasi motivo non è stato possibile conferirli nel giorno prestabilito, che ne so, magari non si è fatto in tempo a mettere i rifiuti fuori la sera, o magari durante l'estate le casalinghe cucinano l'umido e magari l'umido è stato ritirato la mattina per non tenerlo 2 giorni, oppure magari si rompe un ingombrante, la casa può essere piccola e non ci sono tanti spazi. Per tutte queste situazioni e tante altre ci sarà la possibilità di conferire i rifiuti all'ecocentro comunale, che sarà aperto tutta la settimana, dal lunedì alla domenica compresa, tutta la mattina, e poi durante l'estate vediamo un pochettino anche di aprire durante la sera, in maniera da dare la possibilità ai turisti, ai cittadini di Sant'Antioco che rientrano dal mare, di poter conferire i loro rifiuti. Quest'opera non è costata neanche un euro al Comune di Sant'Antioco, è stata realizzata grazie al fatto che il Comune di Sant'Antioco ha partecipato a un progetto della Regione Sardegna per quanto riguarda il parco geominerario, con l'utilizzo dei lavoratori Atifras per la realizzazione, dalla realizzazione alla costruzione degli ecocentri comunali. Quest'opera, questo ecocentro comunale, è il primo e l'unico in Sardegna che è stato realizzato con questo progetto. È un'opera nel rispetto delle ultimissime norme regionali ed è, diciamo, fa anche da pioniere agli altri interventi che stanno facendo in questo momento per quanto riguarda la realizzazione degli ecocentri comunali. Il cittadino di Sant'Antioco arriverà all'ecocentro comunale e verrà accompagnato dall'operatore. Dopo un breve intervento di riconoscimento, verrà accompagnato dall'operatore al conferimento dei rifiuti nello scarrabile apposito attraverso la rampa. Dopodiché il cittadino, una volta conferiti i rifiuti, può uscire liberamente e può rientrare a casa. Questo intervento non comporterà alcuna spesa per i cittadini di Sant'Antioco, cioè i rifiuti portati all'ecocentro non si paga niente. E viene riconosciuto soltanto una piccolissima spesa per quanto riguarda le macerie, che potranno essere conferite soltanto in maniera molto molto ristretta, nel senso che si potranno conferire soltanto fino a 2 secchi di macerie al giorno, e per i 2 secchi di macerie al giorno si pagheranno 50 centesimi. Per il resto, tutti gli altri rifiuti, tutti quanti, non costeranno neanche un euro ai cittadini di Sant'Antioco. Speriamo che con quest'opera si possa far sì che i cittadini che fino ad oggi hanno, per fortuna pochissimi, buttato rifiuti nelle campagne o nel bordo strada, si derimano e possano portare i loro rifiuti differenziati all'ecocentro comunale. Così avremo anche la possibilità di vedere meno sporche le nostre campagne e i nostri bordi strada, per i quali, per poterli avere puliti, purtroppo ci tocca quotidianamente intervenire con Sardegna Fatti Bella, che in questi anni a Sant'Antioco ha dato un grandissimo contributo.